uno degli effetti scenografici più eclatanti del festival, più la, insomma, la scala, dove scendono tutti gli attori, conduttori, cantanti, e l'effetto luci. C'è un piccolo problemino, cioè il Festival di Sanremo ha un budget di un certo livello, no? I Bordigotti invece hanno un budget un po' più ristretto, ristrettino, per cui l'unica scala che ci siamo potuti permettere è questa. E appunto continuate con l'applauso, io provo a scendere, vedete un bel naso sotto e rimanga, prego, ecco. Perfetto, perché con Milano, anche quest'anno noi proponiamo un filo conduttore del nostro spettacolo. Il primo anno era stato i sogni, l'anno scorso il sorriso, quest'anno il tema conduttore sarà quello dell'amicizia. L'amicizia che poi è quello che tiene insieme il gruppo dei Bordigotti, perché vi assicuro che se non ci fosse un'amicizia forte tra di noi, portare avanti uno spettacolo del genere per 9 anni sarebbe stato impossibile. Grazie ancora una volta per essere accorsi così numerosi a questo nostro evento che ogni anno mettiamo in scena. La nostra è un'associazione sportiva che quest'anno è campione provinciale di calcio over 50. Lo scorso anno ho fatto una battuta al nostro sindaco, gli ricordavo che c'era una rotonda da sistemare. Ha fatto casino quest'anno perché ha fatto rotondo dappertutto. Scherzavo, non era serio. Ha fatto anche una rotonda in casa sua, tra la cucina e la sala. Scherzavo. Bene, il titolo di stasera è Sorrisi e canzoni, che non ha nulla a che vedere con il settimanale. Sorrisi e canzoni perché il nostro spettacolo unisce praticamente il sorriso della città di Bordighera, città dell'umorismo, alla canzone, dove Sanremo è la regina della canzone italiana. Grazie di essere qui, per me è sempre un onore, perché c'è tanto impegno, tanta emozione, perché quello che fanno questi ragazzi è davvero ammirevole.